Basta prenotazioni per brevi periodi di appartamenti a New York su piattaforme come Airbnb. È entrata in vigore la Local Law 18, severa legge comunale che vieta gli affitti per meno di 30 giorni e pone regole rigide per host e ospiti per turismo o per affari, complicando le cose ai proprietari di una buona parte dei 36.000 appartamenti per soggiorni brevi presenti in città. Si potranno affittare camere solo se anche il proprietario vive nell'appartamento ed è presente durante l'intero soggiorno. Non più di due visitatori alla volta e obbligo di registrazione presso l'ufficio del sindaco pagando una tassa ogni 2 anni. Multe per i trasgressori da 1.000 a 1.500 euro. Un bel guaio per i proprietari di immobili, per chi pensava di arrotondare condividendo la propria casa e per le piattaforme di affitti. Ma un discreto numero di residenti si dice favorevole. Ci sono insomma due fronti. Non ha davvero senso. Questa è una delle destinazioni di viaggio più popolate al mondo, dice Brent, viaggiatore per affari. Vengo da Birmingham, in Alabama, circa 5 volte all'anno. Sono sempre alla ricerca di opzioni e le camere d'albergo sono scandalose in questi giorni. Penso sia necessario, sostiene Marianne, newyorkese. A New York gli alloggi sono inaccessibili e non credo che la soluzione sia introdurre più alloggi. Però anche togliere dal mercato tonnellate e tonnellate di unità è un problema. È già abbastanza difficile trovare un posto dove vivere per noi newyorkesi, quindi è una cosa buona, sicuramente, afferma convinto Mustafa. Secondo molti, la legge potrebbe far salire ancora i prezzi degli hotel e allontanare soprattutto i viaggiatori meno abbienti. Chi l'ha pensata ritiene sia un modo per cercare di invertire la rotta della carenza di alloggi a lungo termine in città. In ogni caso, anche se in modo più restrittivo, New York segue città come San Francisco, che limita gli affitti a breve termine a un massimo di 90 giorni all'anno.